Proseguiamo il nostro percorso con Neo Signorile. Ciao Neo. Ciao. Anche oggi grandissima prestazione la tua. Beh dai, è andata bene, sono molto contenta perché comunque Busto è una bellissima squadra, quindi siamo state brave, peccato perché potevamo chiuderla prima, però l'importante era la vittoria e anche in 5 set va bene lo stesso. Senti, ma adesso è inarrestabile la vostra corsa. Speriamo che non si fermi mai. Oh, ne stanno parlando tutti, giornali, media e quant'altro, una bella realtà la vostra. Sì, molto, siamo molto contente e speriamo che ne parlino sempre di più, perché comunque siamo una bella squadra e faremo grandi cose. Grazie a noi, buon proseguo. Grazie. Guarda, hai anche un folto e seguito tifosi a go-go, come mai? Se non ci sono loro qui, ragazzi, alla fine... Quindi anche quando le cose vanno male è bene sentirsi un po' di tifo che ti tira su, dai. Allora Marika, oggi partita intensissima, com'era prevedibile, quinto set. Purtroppo per voi le api hanno avuto il sopravvento, come mai? Ragazzi, secondo me non siamo partite bene fin dall'inizio. C'è Carlo che ha provato un po' a fare dei cambi per vedere se si reagiva un pochino, ma a quanto pare non è andata tanto bene. Bisogna lavorare molto di più sul muro e la difesa, e poi anche un po' in battuta bisogna sbagliare meno palle. Però visto che terzo e quarto set siete uscite fuori con una bella personalità, avete sbagliato di meno. Grandi schiacciate, muro, insomma ha funzionato un po' tutto. Sì, lì ha funzionato perché appunto come dici te abbiamo sbagliato meno. E vabbè, anche Ornavasso è una squadra che sbaglia tanto poco, difende tanto ed è molto composta a muro. Quindi nel terzo quarto set siamo un po' riuscite anche a giocare più sul muro e a smarcarle un po' di più. Grazie Marika, in bocca al lupo per il tuo proseguo e per il tuo campionato personale. Ciao. Crepi il lupo, grazie. Completiamo il giro delle nostre interviste questa sera dal Palazzetto dello Sport di Castelletto Ticino, numero 11, Muresan. Ciao. Buonasera a tutti. Allora, questa sera veramente muro, schiacciate, tutto ha funzionato. Possiamo dire di sì, fino nel terzo set quando abbiamo mollato un pochettino, eravamo un po' stanche psichicamente e anche fisicamente, solo che meno male ci siamo riprese al momento giusto. Dove può arrivare Ornavasso? Ornavasso può arrivare di toglierci delle gran belle soddisfazioni di questo campionato, perché è una squadra con tanta grinta, determinazione e voglia di vincere. Ti faccio un'altra domanda, come hai visto le tue avversarie? È sempre, sapevamo che sarebbe stata una partita veramente difficile, solo che eravamo così concentrate a qualsiasi cosa, le abbiamo guardate, sapevamo in qualsiasi rotazione ogni cosa che dovevamo fare. E abbiamo dato il nostro meglio. E alla fine io direi che poteva finire anche 3-0 questa partita. Avete calato un po'. Con una squadra così forte ogni piccolo momento di calo non ti perdona mai. No. Però poi al quinto mi sembra che voi vi siete riprese alla grande. Sì, il gusto di vittoria era veramente vicino e volevamo gustarlo a pieno. Infatti da fuori era una grande soddisfazione vincere contro una squadra così grande con tanti nomi importanti. Bravissime perché da fuori si è vista questa cosa, vittoria di cuore e testa. E anche da dentro il campo si è visto il cuore e tutto il sostegno dei nostri tifosi, che li ringraziamo veramente di cuore, sono stati meravigliosi. Come vincere lo scudetto? Scusa? E come vincere il campionato? Esatto, ogni partita è così, ci fanno una festa. Grazie mille, ciao, in bocca al lupo. Ciao, crepi lupo, grazie.